L'arco narrativo positivo è probabilmente il più classico tra tutti gli archi narrativi e potete trovarlo in una quantità sconfinata di storie. E questo perché a tutti noi piace vedere quel personaggio un po' acerbo che con il tempo prende confidenza di sé, fiducia nelle proprie capacità e grazie al duro lavoro riesce a superare tutti gli ostacoli che gli si pongono davanti e raggiungere il suo obiettivo. Come al solito, prima di iniziare vi ricordo che se volete sostenere il canale e vi piace la fantascienza, trovate tutti i miei libri su Amazon, in ebook e paperback, e che potete leggerli gratuitamente su Patreon se decidete di supportarmi lì. Nel caso li aveste già letti, non dimenticate di lasciare una recensione su Amazon, Goodreads o un po' qualsiasi sito di recensioni vi venga in mente, per me sarebbe un grande aiuto. Lo scheletro di base di un arco positivo è abbastanza semplice e si struttura in questo modo. Dapprima il personaggio crede alla menzogna, poi il personaggio incontra la verità e infine il personaggio accetta la verità. Come ricorderete dallo scorso video, ogni personaggio deve avere desideri, paure, a volte un fantasma e la menzogna. La menzogna è quella concezione sbagliata che ha su di sé o sul mondo che lo circonda, che lo porta a compiere scelte sbagliate o non ottimali. Per questo motivo, durante le fasi iniziali della storia, il personaggio ha grandi difficoltà a perseguire il suo obiettivo. Vuole qualcosa, ma non si rende bene conto di ciò che deve fare per ottenerlo. Oppure potrebbe anche non rendersi bene conto di cosa vuole davvero, perché i suoi desideri sono distorti dalla menzogna. Più avanti nella storia incontrerà la verità, che si contrappone direttamente alla menzogna, ed è la versione giusta del concetto che lui aveva distorto. Tra la verità e la menzogna nasce un conflitto che va ad alimentare il dilemma interiore del personaggio. Infine, visto che ci troviamo in un arco positivo, il personaggio rifiuterà la menzogna e accetterà la verità. Inizierà quindi a perseguire il suo obiettivo con rinnovata energia o con un occhio più attento sul modo in cui può raggiungere il suo obiettivo. E infine riuscirà nei suoi intenti, emergendo dalla storia come una persona migliore. Insomma, un arco narrativo positivo è un viaggio di trasformazione durante il quale il personaggio scopre la verità, la accetta e ne esce come una persona più virtuosa. In Iron Man, Tony Stark inizia la storia con la seguente menzogna. Le sue azioni non hanno reali conseguenze. Ritiene di non essere responsabile del modo in cui vengono usate le sue armi. Produce armi per il governo americano, che sono i buoni. USA, USA, e quindi tutto va bene. Poi incontra la verità quando rimane vittima di un attentato. Gli esplode letteralmente in faccia una bomba col suo nome scritto sopra e viene catturato. Qui si rende conto che la sua compagnia sta armando anche delle cellule terroristiche. Incontra Jensen, un altro ingegnere tenuto prigioniero, che gli rivela la verità. La sua arroganza e irresponsabilità hanno ferito e ucciso migliaia di persone. E gli fa notare quanto la sua vita sia vuota e priva di significato, nonostante egli sia un miliardario che possiede tutto. Tony riesce a fuggire, ma Jensen viene ucciso. Questa esperienza ha cambiato Tony, che accetta la verità. Le sue azioni hanno conseguenze, possibilmente disastrose, ed è responsabile del modo in cui le armi prodotte dalla sua azienda vengono usate. In Iron Man l'arco narrativo si svolge velocemente, nella prima parte del film. In altri casi non si svolge con la stessa rapidità e il personaggio può lottare per scoprire e accettare la verità fino alla fine della storia. Per il resto del film, Tony cerca di applicare a se stesso e al resto del mondo questa sua nuova verità e finisce a scontrarsi proprio con chi gli era più vicino, Obadiah, il suo socio di affari e amico di famiglia. Il quale rappresenta un po' un riflesso di Tony, perché crede alla sua stessa menzogna, anche se in modo più oscuro. Obadiah, infatti, ha un arco di caduta. È lui a intrattenere rapporti con i compratori più moralmente dubbi delle Stark Industries e conduce questi affari alle spalle di Tony. Quando Tony gli rivela la verità, Obadiah la rifiuta e cade ancora più in profondità nella menzogna. Per proteggere i suoi affari, è disposto a uccidere Tony con le sue stesse mani. Cose che potete tenere a mente mentre scrivete un arco narrativo positivo sono rullo di tamburi, menzogna, fantasma e verità. Stabilite in modo chiaro quale sia la menzogna a cui crede il vostro personaggio. In questo modo l'andamento della storia sarà più chiaro e si eviterà di fare confusione. Perché più sono chiare le motivazioni del protagonista, più la storia scorre in maniera nitida.
E anche nel caso voleste usare delle strutture complesse, come per esempio pensiamo all'intera filmografia di Nolan, Memento per fare un esempio, che tra l'altro è tratto da un racconto scritto da suo fratello, anche se al lettore alcuni pezzi del puzzle rimarranno oscuri per buona parte della storia, è fondamentale che voi ne siate al corrente, altrimenti auguri a gestire strutture del genere. Decidete se il vostro protagonista ha un fantasma, cioè un evento del suo passato che lo ha traumatizzato e lo perseguita tutt'oggi. Il fantasma non è una cosa che tutti i protagonisti hanno, perché è comunque un elemento molto ingombrante nella narrazione. Non sempre il protagonista può essere traumatizzato da un evento specifico. Però, se ben utilizzato, può essere molto potente. È un evento che ha segnato in maniera profonda il vostro personaggio e può essere proprio l'elemento che lo ha condotto a credere alla menzogna. La verità è l'elemento definitivo, quindi trattatela con riguardo e usatela in tutti i modi possibili per sfidare la menzogna. Ricordate, il conflitto tra verità e menzogna è la cosa più importante, è ciò che darà un senso alla vostra storia. Pensate inoltre a che ruolo possono avere i personaggi secondari. Personaggi secondari possono essere molto importanti, alcuni per esempio rivelano la verità al protagonista, come fa Jensen con Tony Stark o Hagrid con Harry Potter. Altri possono mettere alla prova la menzogna o rafforzare la menzogna. Insomma, usate i vostri personaggi secondari per alimentare il conflitto interiore del protagonista. Quando allineate questi elementi in questo modo, grazie alla sinergia che verrà a crearsi, vedrete che il colpo che darete al lettore sarà più forte della somma delle parti. Con questo concludiamo l'arco positivo. Ma come fare quando vogliamo invece prendere i nostri personaggi e condurli in un luogo più oscuro per buttarli in pasto a un triste destino? Nelle prossime settimane ci occuperemo proprio di questo. Andremo a parlare dei tre sottotipi di arco negativo partendo dall'arco di disillusione, usando come esempi Kate Mercer del film Sicario e Sansa Stark di Game of Thrones. Vi ricordo che trovate tutti i miei libri su Amazon in ebook e paperback e che potete supportarmi tramite Patreon, come fanno i patroni che scorrono qui di fianco e che io ringrazio tantissimo per il supporto. E quindi che altro? I link sono in descrizione, quindi andate a darci un occhio e unitevi all'ordine. Io per ora vi auguro buona scrittura e buona lettura. Ciao!